In Basilicata, in provincia di Matera, a Miglionico e al Castello del Malconsiglio, un luogo ricco di fascino e mistero, di congiure sfociate nel sangue quando il peso del regno aragonese divenne insostenibile per i baroni del sud. E oggi, come ci racconta Daniele Rotondo, è diventato fonte ispiratrice di grandi artisti. Sulla cartina geografica, Miglionico figura nella parte orientale della Basilicata. È situato su una collina fra i fiumi Bradano e Basento. Miglionico e il suo castello, detto del Malconsiglio, sono entrambi una stessa storia, unica e irripetibile. Ha la forma di un parallelogrammo affiancheggiato da 7 torrioni, un bene adesso proprietà del comune, un castello che conserva un'alea di mistero. Sicuramente la connotazione di mistero nasce proprio dalla congiura dei baroni, questo evento epocale, storico, che riempie le pagine dei libri di storia del 1485, quando il re Ferdinando I d'Aragona incontrò in un banchetto in questo castello i baroni congiurati, che evidentemente possedevano più delle sue finanze. In un tentativo di riammodernamento del regno, il re non si ritrovava con i conti. E si ritrovarono qui e questa riunione poi finì nel sangue, dando questo sinistro appellativo, quindi congiure, riunioni segrete, misfatti. Il castello del Malconsiglio ha fatto da spunto anche ad una ricostruzione filmica e musicale di un personaggio singolare e seducente, compositore, direttore d'orchestra, di origini meridionali, che vive a Roma e che qui a Miglionico spiega. Per me il castello è uscire fuori da qualunque condizione di tempo. Pur essendo una realtà esterna, però la costruzione, chi ha pensato al castello? Io attraverso il castello ho pensato all'arte, alla musica, ai suoni, sono andato vicino ai sassi, ho ascoltato il loro dire, e chi ha orecchie per saper ascoltare, udire, è un ascoltarsi per ascoltare. E anche viceversa. Quale genere di ispirazione artistica e musicale suggerisce un castello dal suo punto di vista? Beh, diciamo che è un origliare in realtà tra le righe. La prima cosa che mi viene in mente è le segrete. Si vive di segreti, noi ci nutriamo di segreti, sono quei segreti che ci portano ad essere anche liberi, pur pensando che invece ci oscurano. In questo meraviglioso castello abbiamo girato le scene del video Alchemist. Il nostro personaggio, che è quasi più un eremita, celandosi dietro questo mantello nero, quasi a difesa delle distrazioni e delle mondanità della vita di tutti i giorni, cerca di elevare la propria coscienza interiore attraverso una trasformazione interiore e quindi arrivare a un'elevazione spirituale. Il maestro tocca l'organo anche nella Basilica di Santa Maria Maggiore ed è un'onda interminabile di immagini, di suoni, di emozioni.